prima di chiudere, la conclusione la daremo ai bambini che questa mattina ci fanno un piccolo segno gioioso, così come il congedo di questa celebrazione. Voglio darvi qualche avviso. Prima oggi pomeriggio, cioè stasera, dopo la messa delle 18, c'è il pellegrinaggio solito che faremo alla grotta di Lourdes, che sta sulla strada di Anacapri. Ci metteremo quelle fiaccole e andremo in processione. Secondo avviso, martedì prossimo è proprio la giornata mondiale degli ammalati e noi la facciamo in un certo modo. Adesso vi rivolgo un invito, forse già avete visto i giornalini, avete visto dei manifestini. Alle 11 faremo un flash mob, così si dice oggi, in piazzetta, per una sensibilizzazione sul problema della salute. L'occasione, lo sapete, è data dal fatto che di notte, io vi auguro 100 anni di salute, non vi facete venire male perché l'elicottero non può venire. Di giorno bisogna fare i salti mortali, di notte non vi garantiscono, potete morire pure a Capri. Specialmente quando ci sta il mare un pochettino ondulato. Allora noi vorremmo, con questo flash mob, però non è solo questo, faremo anche iniziative, come una petizione al prefetto, una petizione al presidente della regione. Forse questo è il momento che ci fa sentire che ci saranno le elezioni prossimamente, perché purtroppo, guardate, la sanità a Capri è un'indecenza. Non abbiamo il diritto di salute. Allora, ecco, questa sensibilizzazione ci deve coinvolgere tutti. Approfitto anche per l'unitarsi, che state così ben vestite, sarebbe bello se venite, l'associazione Croce Azzurra pure verrà, saremo in piazza, ci saranno i bambini. Purtroppo la preside della scuola media ha ritenuto di non aderire. Quindi se i genitori credete alla forza di una mobilitazione pacifica, silenziosa, soprattutto civile, andate a prendere i bambini a scuola e li porterete in piazza. Gridiamo con la nostra presenza il nostro diritto alla salute, il nostro diritto ad essere salvati quando dovesse capitare qualcosa di brutto. Non aspettiamo che arriva il morto, poi per una settimana lo piangiamo, si parla, si critica, no, muoviamoci quando siamo in tempo. Quindi martedì alle 11 aspettiamo tutti quanti in piazza, genitori, anziani, le associazioni e possibilmente anche i nostri ragazzi. Giovedì, questo lo chiedo a quelli che soprattutto hanno la sensibilità verso la Croce Azzurra, alle 4:30 del pomeriggio è il 10° anniversario della morte di Marianna, l'avvocatessa da cui è partita l'idea della Croce Azzurra, che noi abbiamo concretizzato con un gruppo di amici volontari. Ecco, ci sarà la Santa Messa in suffragio e se potete partecipare è un modo anche per dire al Signore grazie di quelli che nella vita passata con la loro morte hanno seminato tanto bene in mezzo a noi. I bambini si possono preparare. Preghiamo.